Thank you.
Benvenuti al Teatro Galli di Rimini. Oggi è un giorno speciale, dopo un periodo molto particolare, e speriamo che il 2021 sia molto diverso. È un grande piacere essere qui e vorrei ringraziare una persona a me molto cara, il maestro Aldo Zangheri, che ha pensato questo progetto, che 2 anni fa ha proprio debuttato in questo teatro in anteprima, con veramente un grandissimo successo. Quindi con molto piacere vi faremo ascoltare una piccola selezione da Il Barbiere di Siviglia, una delle opere più straordinarie scritte dal compositore pesarese Gioachino Rossini. Quindi pochissime parole e cominciamo subito dalla musica. Buon ascolto. Thank you.
la piazza di Siviglia affaccia la casa del dottor Bartolo, anziano medico e burbero tutore della bella e ricca Rosina. Da pochi giorni si è stabilito in città e il suo scopo principale è quello di sposare la giovane pupilla e di possessarsi così di tutta l'eredità. Non è ancora l'alba e sotto al balcone della stanza dove dorme la ragazza, recintato da una gelosia perennemente chiusa, il conte d'Almaviva, in incognito e avviluppato in un mantello, sopraggiunge piano pianissimo assieme ad alcuni musici. Intona così una dolce serenata a Rosina, incontrata per caso qualche tempo prima al Museo del Prado e della quale si è perdutamente innamorato. Purtroppo la finestra rimane chiusa. Il conte, desolato, paga i suonatori e dopo averli congedati, aspetta con ansia che Rosina esca a prender fresco sul balcone come fa ogni mattina e cogliere così il momento per dichiararle il suo amore. Ah, che vana ogni speranza! Ma la sua fremente attesa viene interrotta dall'arrivo di uno stravagante personaggio che, canticchiando, si reca al lavoro. Della città l'arco la 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 presto bottega che dal mai già presto la 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 ah che bel vivere che bel piacere che bel piacere per un barbiere di qualità di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! Fare un grandissimo per verità, bravo! La 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 la! Fortunatissimo per verità! Fortunatissimo per verità! La 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 la! La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta mille cuccagna per un barbiere vita più nobile non si dà la 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 rasori e pettini lance de forbici al mio comando tutto qui sta lance de forbici rasori e pettini al mio comando tutto qui sta ve la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, tra la 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 che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presso la barba, con la sanguigna, presso i biglietti. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso i biglietti. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che falla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità.
Figaro, son qua, ehi Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro, bravo, bravissimo, avrò Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. Ah, che bella vita! Faticar poco e divertirsi assai, e in tasca aver sempre qualche doblone. Ecco qua, senza Figaro non si accasa una ragazza in tutta Siviglia. A lui ricorrono le vedovelle in cerca di marito, e con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favor della notte, a tutti quanti si adatta a far piacere. Il conte riconosce nell'importuno passante il suo furbo servitore e coglie l'occasione per servirsi della sua astuzia, spiegandogli brevemente le ragioni della sua presenza a Siviglia. Guarda caso, Figaro, in casa del dottor Bartolo, è barbiere, parrucchiere, chirurgo botanico speziale, veterinario, il faccender di casa, e promette quindi di aiutare il suo padrone. Ed ecco che finalmente Rosina si affaccia dal balcone con un biglietto in mano e con arte finge di farlo cadere per recapitarlo al suo spasimante. Purtroppo viene sorpresa dal suo tutore, che corre subito in strada per recuperare il foglio. Ma l'astuta ragazza, assicuratasi che il biglietto sia arrivato nelle mani giuste, gli fa credere che il vento lo ha portato via, dandogli da intendere che si tratta delle parole dell'opera novella L'inutil precauzione. Bartolo, indispettito, rientra sospettoso in casa, obbliga la ragazza a rinchiudersi in camera e minaccia di far murare il balcone. Letto il messaggio ed esortato dal barbiere ad intonare un'altra serenata, il conte, senza rivelare la sua vera identità, per sincerarsi che la giovane non sia attratta dalle ricchezze e dagli onori, canta le sue intenzioni, descrivendosi come un povero giovine di nome Lindoro. Ma purtroppo Rosina è costretta di nuovo a ritirarsi in camera. Incoraggiato dalle parole della ragazza, il conte ordina a Figaro, in cambio di una cospicua ricompensa, di trovare uno stratagemma che possa introdurlo in casa di Bartolo per riuscire ad incontrare la sua amata. Nel frattempo, Rosina, quasi sempre rinchiusa nella sua stanza, non sta più nella pelle e attende con ansia l'arrivo di Figaro. Avendolo visto chiacchierare di nascosto con Lindoro sotto al balcone, è assai curiosa di avere notizie del suo spasimante ed ha già scritto un altro biglietto che il barbiere, del quale ha piena fiducia, dovrà consegnargli. Il tutor
cuserò, io l'ingegno aguzzerò, alla fissa che terrò, e contenta io resterò. Sì, l'indoro mio sarà. E 100 trappole farò.
Ma la sua gioia è presto interrotta dall'arrivo del dottor Bartolo che, dopo la storia del biglietto caduto dal balcone e avendola vista parlottare poco prima in casa con Figaro, le pone una serie di domande, provocando solo il dispetto di lei che si rinchiude di nuovo in camera. Ah, che vita da crepare! Don Bartolo è sempre più preoccupato perché è venuto a sapere che in città si aggira il conte d'Almaviva, incognito amante della sua pupilla. Nemmeno l'arrivo dello squattrinato Don Basilio, solenne imbroglion di matrimoni e maestro di musica della ragazza, lo distoglie dai preparativi per le nozze, suggerendogli invece di screditare il conto agli occhi di Rosina con un suo particolare metodo. Alla sordina, con buona grazia, inventando qualche favola che alla gente metta il conte in malavista, che lo faccia comparire un uomo infame, un'anima perduta. Ma il dottor Bartolo vuol fare a modo suo e mentre i due si rinchiudono nello studio per stilare entro lo stesso giorno il contratto di matrimonio, sopraggiunge Figaro che di nascosto ha ascoltato tutto. Messa in guardia Rosina dai disegni dell'indemoniato e avido tutore, la rassicura sulle serie intenzioni di Lindoro, rivelandole che è pronto a tutto pur di averla in sposa. M'inganni. E dunque io son la fortunata. E già me l'ero immaginato, lo sapevo, credete, dunque io son. Tu non m'inganni. E già me l'ero certo siete voi, bella Rosina, siete voi, siete voi, bella Rosina, o che volte sopraffina, o che volte sopraffina, m'avrà da far con me, sì, m'avrà da far con me. Zitto qui Lindoro per parlarvi or sarà. Zitto, zitto qui Lindoro per parlarvi or sarà. E per parlarmi, bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende qualche segno, poveri, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrà, li mandate, e qui verrà, li mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che, ma di che? Si sa. Presto, presto, quel biglietto. Un biglietto. Eccolo qua. Già, era scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei. Fortuna di affetti miei, io comincio a respiro. A che in catedra tu sei di malizia padetta. Donne eterni dei, chi parriva, chi parriva, chi parriva a indovinar? Donne, donne eterni dei, chi parriva, chi parriva,
verrà. A momenti per parlarvi qui sarà. Zitto, zitto, qui verrà. Grazie a tutti per averci seguito. Per noi è stata una grande gioia, anche se il teatro è vuoto. Quindi, se volete ascoltare il seguito del Barbiere di Siviglia, vi aspettiamo più avanti, prossimi mesi, in questo teatro, in tutti i teatri d'Italia. L'Italia è piena di bellezze, di musica meravigliosa, di luoghi straordinari, di artisti incredibili. Però ci manca solo una cosa, il pubblico. Quindi vi aspettiamo veramente presto a riempire i nostri teatri e a condividere con noi queste cose, secondo me, straordinariamente indescrivibili, perché sia suonare la musica che per noi stessi che condividerla con il pubblico è una cosa fondamentale ed essenziale, perché la nostra vita oltre che il nostro lavoro. Quindi un grazie sentito al Comune di Rimini, nella persona del sindaco Andrea Agnassi, all'assessorato alla cultura, ad Aldo Zangri ovviamente, la prima viola, il direttore artistico di Rimini Classica, ai miei amici, ormai possiamo chiamarli amici, Giorgio Apaci e William Hernandez, a tutti voi Rimini Classica, perché sono piccoli miracoli quelli che stiamo facendo, perché i tempi sono quelli che sono, ma contiamo veramente di ritornare non come prima, come dico spesso, ma meglio di prima. Quindi vogliamo fare come a Vienna, Rimini Classica, ed io auguriamo a tutti buon anno! Arrivederci.